L'ultimo saluto a Giovanni Puccio, in centinaia al funerale dello storico dirigente della sinistra calabrese. In centinaia si sono ritrovati alla chiesa madre di Botricello per dare l'ultimo saluto a Giovanni Puccio, storico dirigente della sinistra calabrese, scomparso nella giornata di ieri a seguito di una lunga malattia. C'era tutta la comunità democratica della provincia di Catanzaro a rendere omaggio a Giaggià, come affettuosamente lo chiamavano familiari, amici e compagni. C'erano i vecchi compagni di partito che insieme a lui hanno attraversato le fasi storiche che dal Partito Comunista hanno portato alla creazione del PD, ma c'erano anche i giovani democratici e tanti sindaci e amministratori dei comuni della provincia di Catanzaro che in Puccio, che era stato sindaco della sua Botricello, hanno sempre trovato un interlocutore autorevole, sempre disponibile a spendersi per il suo partito. Per la giornata di oggi il sindaco di Botricello, Simone Puccio, ha indetto il lutto cittadino e intorno alle 14 un corteo si è snodato dal municipio, dove è stata allestita la camera ardente, fino alla chiesa madre, dove il feretro è stato accolto con un lungo e commosso applauso. Omicidio degli appuntati Fava e Garofalo a Scilla, cerimonia per il 29° anniversario. Nella serata del 18 gennaio 1994, durante un servizio esterno nel tratto di Scilla dell'autostrada Salerno-Reggio Calabria, gli appuntati scelti, Antonino Fava e Vincenzo Garofalo, della radiomobile della compagnia di Palma, insospettiti da un'auto, si avvicinarono per effettuare un controllo. Fu allora che dalla vettura vennero sparati numerosi colpi di arma da fuoco verso i militari, che furono feriti mortalmente. Le indagini successive hanno consentito di ricondurre l'agguato alla strategia stragista posta in essere all'inizio degli anni 90 da Cosa Nostra e 'Ndrangheta nel loro attacco allo Stato. Quali mandanti del duplice omicidio sono stati condannati all'ergastolo in primo grado nel processo denominato 'Ndrangheta stragista? Il boss del rione Brancaccio di Palermo, Giuseppe Graviano, e Rocco Santofilippone, ritenuto espressione della cosca Piromalli di Gioia Tauro. Al momento è in corso il processo d'appello. Oggi, nel 29° anniversario del duplice omicidio, i carabinieri della Compagnia di Palmi, alla presenza del prefetto di Reggio Calabria, Massimo Mariani, del questore Bruno Megale, del comandante provinciale di Reggio Calabria, Marco Guerrini, e dei familiari delle vittime, hanno ricordato i due militari. La commemorazione ha avuto inizio a Palmi nella concattedrale con la messa in suffragio dei militari caduti, officiata dal vicario del vescovo Don Pino Varrà, per poi proseguire con la deposizione di una corona d'alloro nell'area di sosta dell'autostrada prima dell'uscita di Scilla, dove fu compiuto l'attentato e dove oggi si trova il monumento alla memoria dei due carabinieri. I militari e i familiari non hanno mancato, anche quest'anno, di far sentire la loro presenza, a testimonianza, riferisce l'arma, dell'inscindibile vincolo che lega nel tempo i militari in servizio, i commilitoni caduti nell'adempimento del dovere e le famiglie che hanno perso i loro cari. Incendio in via Stretto Antico, in fiamme, legna e rifiuti. Un incendio è divampato in via Stretto Antico nel rione Fortuna di fronte l'ente Fiera. In fiamme sono andati cumuli di rifiuti, legna, residui di potatura. Le fiamme molto alte hanno toccato dei cavi dell'elettricità, tanto che la zona risulta essere al buio. Molti disagi per i residenti. Le fiamme hanno infatti bruciato anche cavi di abitazioni private. Sul posto una squadra dei vigili del fuoco comando centrale con il supporto di un'autobotte. Ai vigili sono arrivate molte segnalazioni dei cittadini per il fumo e le fiamme alte. La polizia, ma anche l'azienda Enel Sole Energia, la gestione dell'illuminazione pubblica a Catanzaro. L'azienda è già sul posto per ripristinare l'impianto. 'Ndrina del Soveratese, sequestrati beni per 800.000 euro ad imprenditore. Il Tribunale di Firenze, Ufficio Misure di Prevenzione, su proposta della Procura Distrettuale di Firenze, ha emesso un decreto di applicazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale, con obbligo di soggiorno per la durata di 3 anni e mezzo e la confisca dei beni nei confronti di un imprenditore originario di Guardavalle, da molti anni residente in provincia di Pisa, in quanto considerato elemento di spicco della cosca di 'Ndrangheta Gallace. L'uomo risulta già condannato in passato a 22 anni di reclusione per la cosiddetta strage di Guardavalle, avvenuta nell'agosto del 1991.
I beni confiscati riguardano una società attiva nel settore agricolo e il relativo compendio aziendale, 6 unità immobiliari ubicate nel comune di Terricciola, Pisa, 4 tra auto e moto, veicoli e mezzi agricoli, 9 conti correnti, per un valore complessivo di circa 800.000 euro. L'articolata ricostruzione patrimoniale è stata effettuata con la collaborazione dei carabinieri del ROS di Firenze. Operazione Crimata, scoperto sistema di frode fiscale e riciclaggio, 6 misure cautelari a Crotone. Nella mattinata odierna, 19 gennaio 2023, il nucleo di polizia economico-finanziaria della Guardia di Finanza ha dato esecuzione a Crotone e Isola di Capo Rizzuto all'ordinanza di misure cautelari di natura personale, rispettivamente della custodia in carcere, degli arresti domiciliari e dell'interdittiva all'esercizio della professione, emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catanzaro su richiesta della Procura della Repubblica, Direzione Distrettuale Antimafia di Catanzaro, nei confronti di 6 persone, sulla base della ritenuta sussistenza di gravi indizi in ordine rispettivamente ai reati di associazione per delinquere di matrice 'ndranghetista, associazione per delinquere finalizzata alla commissione dei reati di frode fiscale, riciclaggio, impiego di utilità di provenienza illecita, trasferimento fraudolento di valori, nonché ai reati di usura ed estorsione. Il procedimento per le ipotesi di reato è attualmente nella fase delle indagini preliminari. L'attività investigativa ha consentito di delineare nella fase delle indagini preliminari, che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa, la gravità indiziaria circa la presunta partecipazione di uno degli indagati, destinatario della misura cautelare in carcere, alla cosca di 'ndrangheta di Isola Capo Rizzuto, nonché la sua attività di promozione e direzione del sodalizio finalizzato alla commissione dei reati di natura fiscale e contro il patrimonio e la presunta partecipazione a quest'ultimo sodalizio degli altri indagati, imprenditori e commercialisti crotonesi colpiti rispettivamente dalle misure cautelari degli arresti domiciliari, dall'obbligo di dimora e del divieto temporaneo di esercitare attività professionale ed imprenditoriale. L'ipotesi è che il meccanismo illecito sia stato realizzato attraverso l'interposizione di imprese cartiere operanti nel settore edile, anche intestate a prestanome, le quali, emettendo fatture per operazioni inesistenti per oltre 5 milioni di euro, hanno consentito di generare, a vantaggio della società utilizzatrice, un notevole risparmio di imposta pari a circa 2 milioni di euro. In particolare, le complesse indagini che hanno consentito l'acquisizione dei gravi indizi in ordine ai reati indicati sono state delegate al Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della GDF di Crotone e si sono sviluppate, oltre che con dichiarazioni di collaboratori di giustizia e attività tecnica, anche attraverso mirate verifiche tributarie e la ricostruzione documentale delle movimentazioni di denaro, sia mediante i canali bancari che in contante. Le indagini hanno consentito inoltre di ipotizzare un episodio di usura in danno di un imprenditore crotonese, nonché in un connesso reato di estorsione. Doppi pagamenti dall'ASP a Villa Sant'Anna, sequestro conservativo di 20 milioni di euro per casa di cura e amministratore. Sequestro conservativo per oltre 20 milioni di euro nei confronti di Villa Sant'Anna SPA e del suo amministratore pro tempore. I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro e gli ufficiali giudiziari di Catanzaro hanno dato esecuzione al sequestro conservativo fino a concorrenza della somma di oltre 20 milioni di euro, emesso dal presidente della sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per la Calabria, su richiesta della Procura regionale della Corte dei Conti, attività coordinata dal procuratore regionale Romeo Ermenegildo Palma e dal vice procuratore generale Giovanni Di Pietro, nei confronti della casa di cura di Catanzaro e del relativo amministratore pro tempore Rosanna Frontera. La vicenda scaturisce dalle indagini svolte dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Catanzaro, che hanno consentito di disvelare doppi pagamenti che l'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro aveva effettuato nei confronti della casa di cura Villa Sant'Anna SPA, come corrispettivo delle medesime prestazioni, con conseguente danno erariale ascrivibile al management della casa di cura privata, accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, nonché ai vertici pro tempore dell'azienda sanitaria provinciale di Catanzaro.
In particolare, le indagini svolte dalle Fiamme Gialle avevano fatto emergere la stipula di un contratto di cessione tra la villa e la società Opera SPV SRL, avente ad oggetto il credito scaturente da alcune fatture emesse dalla casa di cura per un valore nominale gonfiato nei confronti dell'ASP di Catanzaro. Dopo la suddetta cessione, Opera SPV SRL aveva eseguito un'operazione di cartolarizzazione del credito acquistato, facendosi assegnare, in assenza di adeguata difesa da parte dell'ASP, diversi milioni di euro nell'ambito di 9 procedure esecutive azionate innanzi ai tribunali di Modena e di Roma. Il procedimento contabile conseguentemente instaurato ha determinato lo scorso 29 novembre la condanna in primo grado di 6 persone a risarcire danno erariale pari a oltre 20 milioni di euro, comprensivo della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, per aver sottoposto l'ASP di Catanzaro ad azioni esecutive tese al riconoscimento di crediti già soddisfatti. Detenzione di munizioni e droga nel Vibonese, denunce e segnalazioni dalla polizia. Continua l'attività di intensificazione dei servizi voluta dal questore della provincia di Vibo Valentia, tesi al contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità diffusa in tutto il Vibonese. Nello specifico, lo scorso fine settimana sono stati effettuati serrati controlli da parte degli uomini della squadra mobile di Vibo Valentia, con l'ausilio del personale delle volanti dell'UPGSP, della squadra di polizia giudiziaria del commissariato di Serra San Bruno e del posto fisso di Tropea. Le attività operative sono state concentrate a Vibo Marina, contestando la detenzione per uso personale a due uomini segnalati alla locale prefettura, mentre un altro soggetto è stato denunciato in stato di libertà, poiché presso la sua abitazione è stato rinvenuto del munizionamento calibro 12, abusivamente detenuto. In località Ricadi, altresì, un ragazzo transitava a bordo di una bicicletta in possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nel medesimo progetto di intensificazione dei controlli in materia di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti, nelle località marine a Bivona è stata effettuata un'approfondita perquisizione domiciliare a carico di un soggetto a cui sono stati rinvenuti 80 grammi di marijuana divisi in svariate dosi pronte alla vendita al minuto, oltre a un bilancino di precisione e a del materiale per il confezionamento. La persona in questione, all'esito degli accertamenti investigativi coordinati dalla Procura della Repubblica di Vibo Valentia, è stata deferita in stato di libertà. Bracciante ucciso nella Fornace Tranquilla, definitiva la condanna di Pontoriero. La Cassazione ha confermato la sentenza di appello nei confronti di Antonio Pontoriero, ritenendolo in via definitiva responsabile dell'omicidio avvenuto il 2 giugno 2018 del bracciante e sindacalista maliano Saumai La Saco, e dunque definitiva la condanna a 22 anni di reclusione. Saco fu ucciso con 4 colpi di fucile mentre stava raccogliendo lamiere nella vecchia Fornace Tranquilla a San Calogero il 2 giugno 2018. Pontoriero era già stato riconosciuto colpevole dell'omicidio e condannato a 22 anni di carcere, sia in primo grado che in appello. Lo rende noto Abba Ubakar Saumaoro in una nota. Ieri ho parlato a lungo con la famiglia Saco, si sono detti soddisfatti della sentenza e mi hanno chiesto di ringraziare la giustizia italiana, le forze dell'ordine, i nostri legali Arturo Salemi e Mario Angelelli, le organizzazioni sindacali e sociali, le associazioni laiche e religiose, le forze politiche, gli organi di stampa ed ognuna e ognuno di voi per il sostegno morale e materiale fornito in questo cammino alla ricerca della verità e della giustizia per Soumaila Saco, dice Saumaoro. Deputato e attivista sociale che ha continuato a seguire il caso anche attraverso la Lega Braccianti ETS, sostenendo la famiglia e le spese vive del processo. Oggi, continua Saumaoro, la verità e la giustizia hanno trionfato. Questa sentenza ci riempie il cuore perché 5 anni fa la Lega Braccianti aveva promesso alla mamma, alla moglie, alla figlia e a tutta la famiglia Saco che avremmo lottato con la perseveranza, determinazione e dedizione per stabilire la verità e garantire giustizia a Soumaila Saco. Il tempo permette sempre di ristabilire la verità, di riparare i torti e di dare ragione ai giusti. Nell'epoca del tutto e subito è una virtù sapere domare l'impazienza e attendere con perseveranza il momento in cui la verità e la giustizia verranno ristabilite, conclude il deputato.
Vi ringrazio perché ci siete stati fin dall'inizio e per aver mantenuto la promessa di ottenere giustizia e verità sulla morte di mio figlio. Queste le parole di Yoma Koita, madre di Soumaila. Lamezia, omicidio a Piazza Borelli, la procura chiude le indagini. Indagini chiuse da parte della Procura di Lamezia sulla sparatoria avvenuta in Piazza Borelli lo scorso 7 marzo 2022 e che è costata la vita a Luigi Trovato di 52 anni e il ferimento di altre due persone. I magistrati, guidati da Salvatore Curcio, hanno in sostanza confermato il quadro accusatorio emerso subito dopo l'omicidio. L'avviso di chiusura indagini, infatti, è stato notificato nelle scorse ore ad Antonio Monteleone e Claudio Paola, rispettivamente difesi dall'avvocato Armando Chirumbolo e dall'avvocato Giacomo Iaria, indagati per concorso in omicidio e porto d'armi abusivo, e Franco Trovato, Pasquale D'Angela e Luciano Trovato, rispettivamente difesi dall'avvocato Antonio La Russa e dall'avvocato Francesco Gambardella, indagati per minacce e violenze private in concorso. Nei mesi scorsi la procura aveva disposto la perizia medico-legale, la perizia cinematica e la perizia balistica per effettuare accertamenti sulla dinamica dell'accaduto al fine di fare chiarezza su come sono avvenuti i fatti. Adesso tutti gli indagati avranno la possibilità, nel termine di 20 giorni, di presentare memorie e propria difesa e chiedere di essere ascoltati dai giudici. Stando alle ricostruzioni dei magistrati Claudio Paola e Antonio Monteleone, sarebbero responsabili dell'omicidio di Trovato e del ferimento di altre due persone. Successivamente sono stati indagati per minacce anche Luciano Trovato, Pasquale D'Angela e Franco Trovato, perché secondo la procura avrebbero costretto con la violenza sia Paola che Monteleone a fermare la macchina nel quale viaggiavano. Già nelle prime ore dopo il delitto, Paola e Monteleone, che si sono costituiti nella caserma dei carabinieri, avrebbero spiegato infatti che alla base della sparatoria vi era stato un litigio con l'altro gruppo. Ora il procedimento penale si compone di un ulteriore passo in avanti. Non accetta la fine della relazione e perseguita l'ex, arrestato compagno violento, arrende. Perseguitava l'ex, arrestato dai carabinieri che hanno eseguito un'ordinanza di applicazione di misura cautelare personale nei confronti di un trentenne di Cosenza, indagato per il reato di atti persecutori. Le indagini sono nelle fasi iniziali. L'uomo, secondo quanto emerge, è stato già ammonito dal questore di Cosenza per le reiterate condotte di minaccia e molestia poste in essere nei confronti dell'ex compagna. I militari dell'arma, a seguito della denuncia sporta dalla donna, hanno ricostruito la tormentata relazione con l'indagato, al quale era stata legata per circa 6 anni e con cui aveva avuto un figlio. La vittima riferiva che il compagno era sempre stato aggressivo e violento e che era riuscita a tollerare questi comportamenti sino a qualche anno fa, quando ha deciso di lasciarlo trasferendosi con il bambino dai genitori. Tuttavia, nonostante alcuni tentativi di riappacificazione e di ricostruzione della relazione, l'uomo continuava a mostrare la propria aggressività, comportamenti che inducevano la donna a troncare definitivamente ogni rapporto nell'estate scorsa. Da quel momento il trentenne, che non aveva accettato la sua decisione, ha iniziato a tormentarla senza sosta, con continue offese, turpiloqui, minacce ed appostamenti. La paura della sua reazione, che spinge la donna a non denunciare in un primo momento, aveva però informato il suo legale, con il quale aveva deciso di presentare una richiesta di ammonimento da parte del questore, provvedimento emesso e notificato all'inizio dello scorso dicembre. L'uomo era sempre più aggressivo e molesto, continuava a tempestarla di telefonate e messaggi dal contenuto ingiurioso, minacciandola di morte e intimandole di reiterare le accuse nei suoi confronti. Gli appostamenti avvenivano sotto casa sua, sul luogo di lavoro in cui intimidava i presenti e durante le uscite della donna. In un episodio in particolare, l'uomo, individuata l'autovettura della vittima, si appostava per attendere il suo ritorno per poi aggredirla fisicamente, colpendola a mani nude dopo che la donna aveva chiesto ad un'amica di riaccompagnare il figlio a casa. Le condotte persecutorie hanno portato la donna all'esasperazione, cagionandole un perdurante e grave stato d'ansia, tali da non presentarsi più al lavoro né accompagnare il figlio all'asilo per paura di poterlo incontrare. Le minacce sarebbero state estese a chiunque sosteneva la donna, familiari, amici, persino il suo legale, il quale proprio nella notte di uno degli ultimi episodi di aggressione ha subito l'incendio della porta d'ingresso del suo studio. Le attività investigative intraprese e refertate dai militari della stazione di Rende alla Procura della Repubblica di Cosenza hanno consentito di raccogliere elementi concreti che hanno consentito di richiedere l'emissione dell'odierna misura custodiale, considerata la grave progressione criminosa dell'indagato.
L'uomo, su disposizione dell'autorità giudiziaria di Cosenza, è stato tradotto presso la casa circondariale di Cosenza. Carabinieri forestali, in Calabria e Sicilia, 54.000 controlli nel 2022. Quasi 54.000 controlli, 1.765 reati accertati con 509 sequestri e 17 arresti. E ancora 2.387 illeciti amministrativi che hanno portato a contestare oltre 3.400.000 euro di sanzioni, 92 sequestri amministrativi e 2.377 persone sanzionate. Sono i risultati dell'attività svolta nel 2022 dal Comando regionale Carabinieri Forestali in Calabria e Sicilia del 2022. I carabinieri forestali hanno ancora una volta fatto registrare importanti risultati finalizzati al controllo del territorio, alla tutela del patrimonio boschivo, della fauna selvatica, degli animali d'affezione, alla protezione delle bellezze naturali paesaggistiche, alla repressione dello smaltimento illecito dei rifiuti e dell'inquinamento delle acque, con particolare attenzione alla tutela e sicurezza agroalimentare, oltre all'attività di indagine e alla perimetrazione degli incendi boschivi. È stato un anno molto importante, ha detto il colonnello Giorgio Maria Borrelli, nel corso del quale si è consolidato il rapporto con l'arma territoriale nella prevenzione e nella repressione dei reati ambientali. Ma è anche migliorata la consapevolezza dei cittadini, che sempre di più diventano custodi e artefici del controllo del territorio. Anche l'arma territoriale sempre più sta entrando nei dispositivi di controllo del territorio. C'è stata una grande innovazione in termini tecnologici per un controllo del territorio che si sta evolvendo verso dinamiche che possiamo definire 2.0. Grande attenzione nell'attività operativa condotta ha riguardato gli impianti di depurazione. I risultati già resi noti impongono quale riflessione, sottolineato Borrelli illustrando i dati del bilancio, perché riguardano la capacità di gestione da parte delle pubbliche amministrazioni. Analoga iniziativa sta riguardando i frantoi, grazie alla sinergia che il Comando Legione Carabinieri, che sta fornendo importanti risultati in chiave di prevenzione e di repressione. Durante la campagna antincendi 2022, secondo quanto emerso, si sono riscontrati importanti percentuali di riduzione degli incendi, soprattutto in provincia di Reggio Calabria, con un meno del 41%, nella provincia di Catanzaro, con un meno del 33%, e nella provincia di Cosenza, con un meno 12,5%. Altrettanto bene non è andata nelle province di Vibo Valentia e di Crotone. Un aumento tutto da analizzare, ha commentato Borrelli, per capire in che termini questo incremento sia stato determinato da una generale carenza di controlli o da reati di natura dolosa o colposa. Ed ora ci fermiamo per una breve pausa. A tra poco. Il gruppo del PD in Consiglio regionale, ancora una volta la Calabria davanti al fallimento, nuova esclusione dai fondi PNRR per gli interventi sulla rete idrica. Ancora una volta la Calabria si trova esclusa dai finanziamenti del PNRR. Il decreto ministeriale, che ha passato in rassegna i progetti predisposti dalle regioni in ordine alla linea di finanziamento M2C4I4.2, relativo alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle reti, ha escluso la nostra regione. A sostenerlo è il gruppo del PD in Consiglio regionale, che chiede chiarezza su quanto avvenuto alla Giunta regionale e lancia il proprio allarme per un provvedimento che rischia di rendere ancora più grave la crisi idrica che attanaglia i comuni calabresi. Il progetto elaborato dall'Autorità Rifiuti e Risorse Idriche Calabria, che prevedeva gli interventi per l'efficienza delle reti di distribuzione idrica dei comuni della Calabria di terza fascia di grandezza, 6-10.000 abitanti, per un importo complessivo pari ad euro 32.897.844 euro, scrivono ancora i consiglieri DEM, è stato ammesso ma non finanziato per mancanza di fondi. Si tratta della seconda battuta d'arresto per il comparto, in quanto la prima volta la Calabria era stata esclusa per una questione burocratica, attinente alla mancanza di alcuni documenti da allegare alla proposta. Adesso la domanda proposta da Arrical è stata ammessa, ma non finanziata, e ha ottenuto un punteggio molto basso, a dimostrazione di una palese incapacità progettuale. Il risultato dunque è lo stesso e a pagarne il prezzo saranno i cittadini calabresi che continueranno a patire i disservizi idrici nei comuni di appartenenza, che non avranno la possibilità di realizzare gli interventi previsti.
L'annunciata rivoluzione nel settore, con la creazione frettolosa della nuova autorità di gestione, afferma il gruppo del PD, evidentemente non ha portato i risultati sperati. La regione continua ad essere esclusa dai finanziamenti europei, che erano indispensabili per cominciare a rendere efficiente la rete idrica. Il presidente Roberto Occhiuto e la sua giunta facciano chiarezza su quanto avvenuto e spieghino al Consiglio regionale come si intende porre rimedio. In ogni caso, conclude la nota, una maggiore concentrazione e un maggiore confronto, anche e soprattutto con gli amministratori locali, è un punto dal quale non si può prescindere se davvero si vuole dare una speranza di sviluppo alla Calabria. Il presidente Occhiuto riflette e inizia finalmente a capire che il decisionismo non serve se non si ha la capacità e l'umiltà di fare sistema. Lo diciamo per il suo bene, ma soprattutto avendo rispetto dei calabresi che aspettano risposte ai loro atavici problemi. Sistema idrico, tavernise del Movimento 5 Stelle, ennesimo mancato accesso ai fondi PNRR, sintomo inaccettabile di problemi strutturali. Puntiamo a ridurre le perdite idriche. Queste sono le ultime parole del presidente Occhiuto riferite al sistema idrico calabrese. Occasione della puntualizzazione, la mia interrogazione sul progetto Cantiere Abate Marco, un progetto da 100 milioni di euro circa per ingegnerizzare le reti idriche dei numerosi comuni calabresi. Di quel progetto nulla si è saputo fino all'interrogazione, ancora mancante di risposta scritta, ferma ad un verbale e laconico. Abbiamo finanziato la metà del progetto, proseguiamo con il restante. Un'interrogazione che in ordine temporale seguiva però il mancato accesso ai 104 milioni di euro del bando React-EU per la mancanza di un allegato. Quelle che sembravano occasioni perdute per errori imperdonabili ma riparabili sono ora rese all'ennesimo mancato accesso ai fondi del PNRR problemi strutturali. È quanto denuncia il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, Davide Tavernise, appresa la notizia del mancato accesso ai nuovi finanziamenti previsti dal PNRR, dal valore di 34 milioni di euro per progetti di riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica. Il finanziamento perso avrebbe consentito alla Calabria di individuare talune condotte ad uso potabile per attrezzarle con strumentazioni e sistema di controllo innovativi al fine della localizzazione e riduzione delle perdite, favorendo così una gestione ottimale della risorsa idrica, riducendo poi gli sprechi, limitando le inefficienze e migliorando allo stesso tempo la qualità del servizio erogato ai cittadini, va avanti Tavernise. L'ennesima occasione persa, tanto quanto le indicibili difficoltà a mettere in opera progetti già finanziati, ci dicono in maniera lapalissiana che il management chiamato ad operare sul sistema idrico calabrese è gravato da inaccettabili problemi strutturali. La riorganizzazione complessiva del sistema idrico calabrese, conclude Tavernise, è ancora alla ricerca disperata di fatti e i provvedimenti su questo tema adottati rischiano, come peraltro già denunciato in sede di discussione, rivelarsi meri provvedimenti di immagine, ma nulla di più. Il gruppo di minoranza di Nardo di Pace aderisce all'UDC. L'intero gruppo di minoranza del Consiglio Comunale di Nardo di Pace, costituito dal capogruppo Piero Tassone, già candidato a sindaco alla scorsa tornata elettorale, e dai consiglieri comunali Cosimo Tassone e Aurelio Tassone, ex assessore comunale, hanno annunciato la loro formale adesione all'UDC. Il segretario provinciale dello Scudo Crociato, Salvatore Bulzomì, mostra soddisfazione nel segnalare nuove adesioni e sostiene che questa nuova entrata rafforza quindi l'intenso lavoro che la segreteria provinciale sta svolgendo per la ricostituzione capillare nell'intera provincia vibonese del partito centrista, a cominciare proprio dalle istituzioni locali per riportare l'UDC allo splendore di un decennio fa, allorquando si attestava tra i partiti più forti e radicati non solo della nostra provincia, ma soprattutto dell'intera regione. Secondo Bulzomì, il capogruppo Piero Tassone e i consiglieri Cosimo e Aurelio Tassone offriranno un elevato contributo per la crescita del partito, sull'onda del proficuo e costante impegno sinora profuso nella comunità di Nardo di Pace, seppur dai banchi della minoranza diffusamente apprezzato dai loro concittadini. Il dirigente centrista ringrazia quindi i tre consiglieri comunali di Nardo di Pace per la fiducia accordata a me e al partito che rappresento ed estende il più vivo ringraziamento anche al vice segretario provinciale Romano Loielo per l'impegno che sta dimostrando nella riorganizzazione dell'UDC a livello provinciale e segnatamente nell'area delle Serre, dove sono certo raccoglieremo a breve ottimi risultati.
installati sanificatori che migliorano la qualità dell'aria nelle aule scolastiche. Sono 15 sanificatori installati nei plessi scolastici dell'Istituto Comprensivo Scopelliti e nei locali della mensa. Si tratta di dispositivi acquistati dal Comune di Girifalco con fondi Covid dalla Sintac di Corsico. L'installazione è avvenuta nei giorni scorsi grazie al contributo degli operai comunali e dell'ufficio tecnico, alla presenza dell'esperto di Active Pur, delegato dell'azienda madre, per cui ha collaborato Mimmo Zaccone, che ha fornito ogni indicazione per l'uso corretto degli strumenti. Alla dimostrazione erano presenti il vice sindaco con delega alla sanità Alessia Burdino, il consigliere comunale delegato alla pubblica istruzione Delia Ielapi e l'assessore al bilancio Domenico Giampà, che hanno seguito l'iter in ogni sua fase unitamente all'ingegnere Orlando Pisano. I vantaggi di questi dispositivi sono molteplici, sia perché consentono la riduzione della trasmissione di virus e batteri, sia perché costituiscono un depuratore d'aria per garantire un livello di ossigenazione più ottimale. In sostanza è come se fossero stati piantati degli alberi nelle aule. I dispositivi resteranno in funzione 24 ore su 24, anche nelle ore notturne, in tal modo ogni mattina che le superfici risulteranno sanificate. Il consumo energetico è minimo, pari a un caricatore del telefono. Non fanno rumore e richiedono una ridotta manutenzione. Sono stati attivati questa mattina i 15 sanificatori acquistati dal Comune di Girifalco con fondi Covid. E i fondi COVID dovevano essere spesi entro il 31 dicembre e dovevano essere spesi secondo le linee guida dettate dal governo. Per cui ci è sembrato utile acquistare questi sanificatori che saranno installati nei diversi plessi scolastici dei CIP Scopelliti, come meglio vi spiegherà il delegato alla pubblica istruzione dei miei elabi. L'acquisto è stato fatto presso la Sintac, un'azienda delle Lombardie, e la dimostrazione del loro funzionamento verrà oggi dimostrata da Mimmo Zaccone, delegato dall'azienda madre Active Pur, presso la quale ha collaborato sempre in Lombardia. Come dicevo, i dispositivi hanno una duplice valenza, sia perché consentono la riduzione della trasmissione dei virus e dei batteri, sia perché garantiscono una depurazione ottimale dell'aria, garantendo un maggiore livello di ossigenazione, il che, tradotto in parole semplici, è come se avessimo piantato degli alberi nelle aule scolastiche. I dispositivi restano in funzione 24 ore su 24 e questo determina che la mattina tutti gli studenti troveranno le superfici perfettamente sanificate. Il consumo energetico è minimo, è pari a quello di un caricatore del cellulare, per farvi capire, e quindi richiedono una riduzione minima del cambio dei filtri. È un autocontrollo annuale, ma su questo meglio vi dirà Mimmo. E la procedura è stata seguita dall'ufficio tecnico nella persona del responsabile dell'area, l'ingegnere Orlando Pisano. La dislocazione e la disposizione insieme al dirigente scolastico è stata seguita dal consigliere Delia Ielapi e la parte contabile ovviamente è stata seguita dall'assessore Giampà. Mimmo Zaccone ci farà una breve dimostrazione e poi i colleghi vi illustreranno questo e altri interventi che sono in corso nelle nostre strutture scolastiche. Allora, intanto consentitemi di congratularmi con il Comune che ha avuto la sensibilità di comprendere l'utilità di questo prodotto, di compagnare con la Sindaco, di primissimo livello, di capabilità sul servizio, sui tempi, sulla professionalità. Allora, la tecnologia è molto importante. Molto brevemente, tecnicamente, come funziona? Funziona in maniera semplice: dall'arretro della macchina viene assorbita l'umidità che è presente in maniera naturale dall'ambiente e attraverso questa tecnologia, che è una tecnologia americana di derivazione NASA, cioè è stata studiata per le ricerche spaziali e poi portata per il consumo domestico, privato, aziendale, ospedaliero, per le scuole. E queste particelle di acqua, per comunità e acqua, vengono trasformate in un potente ossidante, il perossido di idrogeno, in forma molecolare. Però se l'idrogeno lo conosciamo tutti, è l'acqua ossigenata. Quindi, in forma molecolare, il perossido di idrogeno interviene su aree e superfici, da parte di neutralizzare qualsiasi tipo di virus, compreso il SARS-CoV-2, per cui ha avuto i test, sia sulle superfici che sull'aria. Chiaramente, ha bisogno di 7 ore, riesce praticamente a eliminare il 99,9% di ogni carico batterico. La cosa importante, come diceva la dottoressa Bordino, non è solo questo, ma è importantissimo, soprattutto perché siamo nell'ambito scolastico, quindi nell'apprendimento, è il
il fatto che l'apparecchio mantiene un livello di ossigeno a livelli ottimali, che per l'apprendimento sono fondamentali. E in realtà questo viene definito come biocina molecolare, ed è l'unico strumento presente oggi sul panorama italiano. Ripeto, la tecnologia americana, ma in Italia è l'unico biocida molecolare. Quindi biocida molecolare significa che il bambino, anche in presenza, e questa è l'altra caratteristica del prodotto, è un apparecchio, è una tecnologia che va usata soprattutto in presenza di esseri umani e anche animali, che ormai domestici, e senza che sia nocivo in nessun modo, quindi non contiene ozono, per esempio, perché sappiamo che l'ozono, lunghe esposizioni all'ozono sono molto molto nocive, quindi non c'è traccia di ozono, solo l'ossido di idrogeno e l'ossigeno. Questo, diciamo, in grandi linee il funzionamento della macchina. È molto semplice, amovibile, spostabile, quindi può essere sfruttato anche in altre occasioni, per esempio. Grazie. Sì, allora, se il vice sindaco e il Mozzacone sono stati molto esaustivi, volevo solo aggiungere il perché nelle scuole. Innanzitutto perché la scuola è un covo, diciamo, di virus, di batteri, e i ragazzi sono stati penalizzati per quasi 2 anni a stare lontani, quindi dopo la ripresa. Dopo il Covid ha portato i ragazzi di nuovo ad abbracciarsi, a stare vicini, ad avere contatto, a scambiarsi penne, matite e quant'altro. E quindi abbiamo la nostra sensibilità dovuta al fatto che abbiamo considerato questa situazione e con la ripresa abbiamo voluto dare aria, diciamo così, e un nuovo respiro ai ragazzi a scuola e abbiamo scelto di installare questi sanificatori in modo che i genitori, le famiglie e anche noi che siamo genitori, è un modo per stare insomma più tranquilli. Chiediamo ai ragazzi di prendersi cura di queste cose. Noi nel frattempo abbiamo anche fornito la scuola di nuovi banchi, sedie, e quindi è un patrimonio che lasciamo ai ragazzi e che loro lasceranno a quelli che verranno dopo di loro. E quindi ci auspichiamo che vadano preservati e se ne prendano cura. No, io non vorrei essere ripetitivo, ma già sono state chiare le esposizioni sia il vice sindaco Alessandro Dolino sia la consigliera degli Alati, l'esposizione che ha fatto già di Mozzacone. Questi erano fonti conti, fondi che invece di tornare nuovamente indietro li abbiamo utilizzati per dare, diciamo, un respiro in più, un qualcosa in più, sia all'interno delle scuole, sia queste che verranno inserite poi all'interno delle strutture comunali. Quindi dare magari la possibilità, visto che in questi anni difficili, quindi in questi anni di Covid, dove questo virus ha lasciato un segno, un qualcosa in più, questo virus che è entrato nelle nostre case, all'interno delle nostre scuole, all'interno della società. Diciamo che con questo dispositivo si ha l'opportunità di sanificare e di dare magari un qualcosa in più all'interno sia delle scuole, all'interno della salute, quindi tutelare, diciamo, soprattutto i nostri ragazzi per la salute stessa. Solo questo.